pensare che le rose di Versailles, quindi Lady Oscar, è stato creato da me 42 anni fa. In quell'epoca io avevo solo 24 anni e di sicuro non riuscivo minimamente a immaginare che così, andando oltre i tempi, oltre le generazioni, così tanti di voi mi avrebbero fatto questo splendido piacere di leggere quest'opera, essere miei fan. Davvero non riuscivo neanche a immaginare a quel tempo che una cosa del genere potesse succedere, ed è per me una grandissima ragione di gioia. In Italia, ma non solo, anche in Francia, in Germania, nel sud-est asiatico, è stato tradotto in tantissime lingue, è stato amato in tantissime lingue, e percependo questo amore io non posso fare altro che provare una grandissima felicità. Lei una volta ha detto che lavorando su Lady Oscar, diciamo, aveva fatto lavoro anche per dare nuovi stimoli alle donne, cioè voleva essere anche un lavoro femminista per far vedere che prospettive potevano avere le donne, e che adesso invece le sembrava che molte ragazze in realtà volessero fare le casalinghe, quindi pensa che la lezione di Oscar non sia stata capita.42年前は仕事を持って一生働いて自分の目標を持っていきたいと思う女性たちの熱狂的な支持を得ましたけれども、その後、まあ、あの女性が働く権利というものが得られると、今度は日本でもそうなんですが、みんな専業主婦になりたいと言い出しました。で、あのこれは例えば経済ということととても関係があるんじゃないかと思うんですね。専業主婦というものをあの養える、経済状況というのはそうそうないと思うんです。やっぱり豊かさというものがあの、まあ、そういう夫一人が働いて妻と子供を食べさせるという構造というのをあの生み出していると思うんですけれども、まあその中でも、でもあのやっぱり自分の、意思、それから目標、人生の意味というようなことを考えて生きている女性は昔に比べてずっと多くなっていると思います。Beh, senza dubbio quello che si può dire è che 42 anni fa, quando appunto diedi vita a questa opera, erano moltissime le donne che mi sostenevano, e queste donne erano comunque delle fermi sostenitrici del fatto che la donna dovesse avere una propria libertà, dovesse avere il proprio lavoro e potergli dedicare la vita per come voleva. E però poi successivamente, nel momento in cui è stata, la donna ha acquisito il diritto di poter lavorare a proprio piacimento, cioè quando alla donna è stata data la possibilità di fare una scelta, ebbene molte invece effettivamente hanno fatto la scelta di diventare delle casalinghe e a tempo pieno. Questo probabilmente ha anche delle ragioni economiche, c'è una relazione, una relatività con l'economia, perché ovviamente quello che è una donna nella condizione di casalinga poi può creare, ovviamente dipende da quella che è la struttura economica della famiglia, quindi il fatto di avere magari un marito, dei figli, e il marito poi provvede alla famiglia e lei pensa al resto. Ecco, appunto, all'interno di questa struttura però io sono dell'idea che sempre più donne al giorno d'oggi però abbiano la fortuna, la possibilità di vivere la propria vita seguendo quella che è la propria volontà, i propri obiettivi, e anche avendo un loro significato di vivere. Vi faccio una domanda che credo le vogliano fare tutti i suoi fan. Più volte nel tempo è tornata ad occuparsi del personaggio di Lady Oscar, delle sue storie, e lo ha fatto anche recentemente. Che futuro vede per Oscar? Ci sono altri progetti, soprattutto ci sono altri, sicuramente ci saranno altre richieste da parte del pubblico per avere nuove storie, nuove vicende o approfondimenti di quella che è stata la storia di Oscar? あのオスカルということだけではなく、ベルサイユのバラで私が描きたかった人物はとてもたくさんいます。で、あの、まあ、いろんな制約の中でオスカルを、まあ、これは狂言回しって分かります、はい、という役割を持たせて物語にみんなを引きつけたわけなんですけれども、でもあの一人一人の登場人物を私は悪人も含めて全部あ
介していますので、その一人一人の人物の、あのアナザーストーリーが書けると嬉しいと思っています。Beh, in realtà, diciamo, questi progetti futuri potrebbero non limitarsi semplicemente alla figura di Oscar. Questo perché comunque i personaggi che io voglio poter continuare a trattare sono tantissimi e tutti quanti, appunto, che hanno avuto inizialmente vita con Le Rose di Versailles. E all'interno di quello poi certo che il personaggio di Oscar, anche utilizzarlo ovviamente come figura di sfondo, come figura per certi aspetti pivot, ma non necessariamente, perché poi la cosa che a me piacerebbe fare è quella appunto di trattare singolarmente tutti i personaggi, perché io alla fine dei personaggi delle Rose di Versailles amo assolutamente tutti, inclusi diciamo i ruoli, i personaggi cattivi li potremmo definire, e mi piacerebbe poter scrivere, diceva anche in inglese, another story, quindi un'altra storia per ognuno di questi. Allora, scusate, però devo chiedere quale sarà il prossimo, qual è il primo storie per lavorare. そうですね、あの例えばナポレオンの時代に、ロザリーの夫になったベルナールが、アランと一緒にナポレオン暗殺を企てて、2人とも死にます。でも、ロザリーは息子を連れて、スウェーデンへ逃げるんですね。そのロザリーの後々の物語を書きたいなと思っています。E beh sì, diciamo poi proseguendo, quindi andando verso quella che è l'era napoleonica, trattare quella che era la storia che parte dal marito di Rosalie, che era Bernard, che poi insieme ad Alain cercano di complottare l'omicidio, l'assassinio di Napoleone, e però nel far questo poi vengono a perdere la vita. E Rosalie scappa in Svezia con il proprio figlio, e quindi ecco, mi piacerebbe poter trattare quelli che sono il proseguo di questa sua vita, di questa sua avventura. Grazie, io continuerei a farle un'infinità di domande, ma credo che ci sia tutto il pubblico a volerle fare, quindi la ringrazio intanto per quello che Lady Oscar ha significato per me, per più generazioni, per la letteratura e anche per la storia dell'arte. Grazie.